Allora, innanzitutto credo che la partita sia stata piacevole ed è lo stesso commento che ho fatto dopo la sconfitta in casa con Ravenna, dove il pubblico credo fosse rimasto contento di una bella partita. È logico che oggi il pubblico di casa non rimane contento. Noi facciamo i complimenti a Verona per la partita, ma oggi veramente i miei ragazzi sono stati fenomenali. E ho poche parole per descrivere lo sforzo che hanno fatto, perché ovviamente ognuno guarda in casa propria, ma io vi voglio raccontare come la nostra settimana. Dopo aver vinto una partita con Imola, dopo due sconfitte, dove anche se abbiamo vinto di 20 punti, c'era tanta tensione, perché doveva essere la nostra prima vittoria, dovevamo vincere, le rotazioni non potevano essere così allargate perché appunto c'era l'obbligo per un solo risultato. Mercoledì dopo 3 giorni, un brutto terzo quarto ci ha tolto la gioia di vincere una partita in trasferta. Abbiamo perso di un punto a Mantova. E se non basta tutto questo, come no, se non bastasse, veniamo a Verona di sabato a giocarci una partita veramente importante per noi, perché il nostro calendario d'ora in poi, cioè già da Verona, sarà terribile, era terribile, sarà terribile. Quindi veniamo qua con gli occhi carichi, veramente carichi. L'ho detto ai miei assistenti, l'ho detto al mio staff, ho visto i ragazzi con l'ho chiamato insensata positività, come se sapessero che si poteva vincere. Io ho provato a convincerli, loro si sono convinti e niente, la cosa più bella è che ci sono 5 uomini in doppia cifra. Una prestazione corale, è logico che ci sono delle individualità che vanno sopra, ma è una prestazione corale, 11 giocatori in campo, quintetti con 4 under in campo, tripla decisiva del capitano su assist di Murray, se non sbaglio, scusate sono un po' confuso, l'americano che va a trovare il tiratore nell'angolo. Questa è la foto per me della partita e ne abbiamo già perse due di un punto, quindi credo che qualcosa ci sia tornato indietro su quella parabola di Formenti. Sarebbe stato ingiusto, secondo me, e quindi ce la meritavamo per come abbiamo giocato, perché abbiamo subito 51 punti nei primi 2 quarti e poi abbiamo stretto le maglie in difesa e abbiamo fatto una partita, secondo me, incredibile, al limite della perfezione. Abbiamo fatto pochissimi errori, quindi i grandi protagonisti oggi sono questi 11 ragazzi che niente, hanno fatto una partita spettacolare. Allora, io credo che i due campionati saranno due campionati diversi. Non possiamo pensare che i due campionati siano, non sarebbe giusto né nei nostri confronti né nei confronti di Verona. Però quello che dice è giusto, il campionato è questo. Nel senso che oggi credo che Imola sia andata a vincere a Mantova, se non sbaglio, dove Mantova ha battuto noi, aveva battuto Roseto. Cioè, è un campionato talmente bello, questo l'ho già detto in una conferenza, è talmente bello per chi lo guarda da fuori. Talmente bastardo per noi che lo viviamo, perché ogni settimana non c'è spiraglio. E quello che io ho cercato di portare a questa squadra è il mio entusiasmo. Abbiamo costruito una squadra giovane, non con tantissimo talento, cercando di avere degli uomini prima che i giocatori. È logico che per fare tutto questo ci vuole tempo, ci vuole amalgama, bisogna conoscersi, bisogna che Murray si fidi di Formenti, quindi che si alleni con lui e che sappia che quel tiro lo può mettere. Bisogna che Sabatini conosca i suoi compagni, che i compagni si fidino dei suoi errori a volte, ma sappiano che poi può metterti quella bomba in transizione rubando una palla. Quindi non basta una, due, tre spallate, non devono bastare. Non ce ne sono bastate 20 a Mantova perché siamo andati sopra di uno e meritavamo di vincere. E non sono bastate le spallate oggi, ma delle altre squadre non mi interessa. A noi
non possono bastare delle spallate, dobbiamo stare lì perché la salvezza è un passaggio lungo, doloroso, però che dobbiamo conquistare con fatica.